Arriva un altro stop per la Vigor Lamezia che al Dippolito perde di misura contro la Casertana. Un 2-1 che lascia tanto amaro in bocca ai biancoverdi allenati da mister Costantino. Nei primi minuti le due squadre si studiano. Dopo 11 minuti ancora nessuna azione degna di nota. Al minuto 31 Cruciani al centro per Mancino, sponda per la corrente a Gordirin che calcia di potenza spendendo però la sfera oltre la traversa. Il nigeriano sbaglia clamorosamente 5 minuti dopo, solo davanti al portiere, che calcia ad esterno. Facile parata per Rosti. È la volta dei calabresi che sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Del Sante sugli sviluppi di un corner. Il gol è nell'aria e lo firma Marchetti quando il cronometro segna il 42esimo. Punizione di Romano, Correa si perde il numero 5 avversario che salta indisturbato. Vigor avanti per 1-0. Al rientro in campo la Casertana trova il pari con Caturano che scatta sul filo del fuorigioco e insacca di piatto destro. Secondo gol consecutivo per lui. Prova a reagire il Lamezia che al decimo si fa vivo in aria con Del Sante ma il suo tentativo finisce alle stelle. Passa un minuto e la Casertana capovolge il risultato. Cruciani recupera un pallone ormai perso sulla sinistra, crossa al centro e trova la testa di Agodirin, lasciato completamente solo. 1-2 e partita in salita per i calabresi. I biancoverdi accusano il colpo ed in contropiedi i casertani sono micidiali e per poco non arriva il tris di Baclet che colpisce il palo con Rosti battuto. Forse in calabrese nei minuti finali, ma il risultato non cambia. Colpo grosso della Casertana che conquista la terza vittoria di fila, arrivando a quota 13 e portandosi nelle zone alte della classifica.